perché noi siamo nati il 25 novembre del 1987. Eravamo un gruppo di persone, qui forse è bello narrare anche questo perché da un punto di vista storico è bello ricordare proprio i particolari delle origini. E noi eravamo un gruppo di persone qui della parrocchia che abbiamo sentito dire che a Palermo c'era Nando della Chiesa che presentava un suo libro, La palude e la città. E Nando della Chiesa a quei tempi era noto e conosciuto per avere fondato a Milano proprio un movimento che si chiamava Società Civile. E ci siamo rimasti incuriositi di questa iniziativa e sapendo che era a Palermo l'abbiamo invitato a passare da Catania e a presentare questo suo volume anche a Catania. La dicitura società civile c'era un po' sconosciuta, era un neologismo a quei tempi e abbiamo appreso quello che si faceva sia a Milano, come la chiesa, sia a Palermo, perché a Palermo allora, sulla sponda di quello che avveniva a Milano, era nato Città per l'Uomo. Devo dire che qui l'ambiente era un ambiente preparato, perché questa è stata una parrocchia sempre aperta al sociale, aperta ai problemi della città, aperta a quei tempi ai problemi della pace. Si parlava a quei tempi di mafia a Catania più di quanto non se ne parli adesso, mica perché la mafia non c'è più, ma perché se ne parla di meno. E allora, una volta che abbiamo visto questo libro in cui Nando della Chiesa definiva la società civile quella parte centrale della città che lui chiamava palude, perché dice esiste da una parte la società criminale, dall'altra la società politica, in mezzo i cittadini. In questa palude, dice lui, che non deve restare palude, devono sorgere dei soggetti politici che hanno un ruolo assolutamente particolare. Qual è il ruolo? Il ruolo è quello non di fare il partito, assolutamente. Evidentemente manco quello di schierarsi con la criminalità, come purtroppo capita, ma il ruolo è quello di guardare i problemi della città e dire: tocca anche a me, ne sono interessato, o perché do una mano per risolverli, o perché controllo in una maniera pedissequa, direi, e costante gli amministratori che hanno il compito di risolvere i problemi e chiedo conto di quello che fanno. Quando si vota non bisogna tendere la mano per chiedere un'elemosina, ma bisogna puntare il dito per denunziare quello che non funziona. E il motto era che il votante per un partito, nel momento in cui vanno a governare le persone che lui ha votato, da quel momento chi li ha votati diventa il primo oppositore, non quello che batte sempre le mani a quello che fa. E questo tipo di discorso ha avuto un grosso impatto in quel periodo lì. Siamo negli anni che poi sono diventati caldi, beh, il muro di Berlino che cade, e poi Mani Pulite, e poi il discorso sulla mafia a Catania, l'uccisione abbastanza fresca, purtroppo, di Pippo Fava, con tutto quello che si c'erano fatto, e allora abbiamo cominciato a lavorare. Quello fu il tempo in cui venne alla ribalta il sindaco Bianco, che allora era giovane, evidentemente, come ero più giovane anch'io, e in quel momento lì era un uomo politico diverso dagli uomini, non solamente per estrazione politica, ma addirittura anche per modo di fare, per modo di parlare, per modo di porsi. E quindi poi ci fu l'esperienza, vado velocissimo evidentemente, del patto per Catania. Questa è un'esperienza interessantissima, non la dico nei particolari perché io ho scritto un volumetto che uscirà in questi giorni e sarà presentato il 19 di giugno, lunedì, qui a Città Insieme, Patto per Catania, la cronaca di una città insieme sognata, in cui si narra esattamente tutta la storia politica, psicologica, emotiva, umana di questa avventura che allora abbiamo fatto attraverso i desideri, i progetti, le speranze, le delusioni, perché evidentemente sia nel corso dello svolgimento di questa esperienza che poi nei risultati, non è che noi siamo andati alle stelle, no? I risultati poi non sono stati così alti come noi ci speravamo che fossero. E dedicare, diciamo noi, un pezzo del nostro tempo non solo a fare gli affari nostri, ma a farci gli affari di tutti, no? Perché c'è un proverbio cinese bellissimo che dice che se uno spazza davanti alla propria porta, tutta la strada diventa pulita. Se invece ognuno getta la munizia davanti alla porta della casa, questa è Catania. Allora, una volta, ai tempi di Pippo Fava, siamo nell'81, 82, 83, si parlava di mafia, dei cavalieri del lavoro, di patto fra partiti al governo e mafiosi. Voglio dire, adesso siamo tutti puliti?
Adesso poteri occulti non esistono più. Adesso la magistratura, che allora era qualcosa su cui si discuteva molto, ma i catanesi che hanno buona memoria qualche cosa dovrebbero ricordarlo, adesso funziona tutto perfettamente dentro il palazzo di giustizia? Adesso la mafia è semplicemente lo scippo del ragazzino di San Cristoforo che non aveva che mangiare, stava a catare a gioca e c'è roba a borsetta al turista? È solo questo il discorso? Oppure sotto, e abbiamo invitato delle persone che perlomeno pongano il problema. Io non pretendo e non presumo che in un'oretta di discussione, il 7, noi metteremo le mani chissà su quali rivelazioni profonde, ma che perlomeno facciamo nascere il sospetto dentro la mente del cittadino che al di là delle difficoltà contingenti ci siano delle realtà profonde che sono il freno, no, dello sviluppo di questa città. Su questo vogliamo parlare. Primo, quello di, direi, di fare misurare la febbre alla coscienza civile, metterci in termometro e dire: noi abbiamo vissuto un momento molto bello di coscienza civile nel 1990-91-92-93, le assemblee di città insieme erano pienissime, c'era un mucchio di gente, la gente discuteva, la gente si interessava, la gente si è mossa, eccetera. Oggi a che punto siamo? E poi i mali di Catania sono semplicemente dovuti alla crisi che tutti hanno, no? Ma allora perché Trento è al primo posto e Bolzano è al primo posto e noi siamo all'ultimo posto? Come sta politica a Catania oggi amministrativa? Almeno una volta si sapeva: tu sei di destra e hai questo progetto di società, tu sei di sinistra e hai quest'altro progetto di società, tu sei di centro e hai quest'altro progetto. Io forse mi illudevo, no? Ma almeno dico: mi piace di più quello di destra, quello di centro. Oggi c'è un'amalgama, direbbe il famoso Massimino, no? Accattiamo sta amalgama. Oggi c'è questo. Oggi dicono tutti di fare le stesse cose e si ammazzano per farle, ma mica si ammazzano per farle. Oggi la politica è diventata solamente un gioco di potere, no? In cui si illude il cittadino di fare, di saper fare le stesse cose meglio degli altri. Però almeno si sapeva quali erano le idee dell'uno. Oggi idee non ce ne sono più. Oggi si va avanti semplicemente per soldi e accordi sotto banco. Vediamo se questo sarà vero. Ma se la delusione è questa, forse è correlata più a ciò che noi attendevamo, perché noi siamo stati un po' utopisti. Pensavamo, mettendo insieme quelle forze che allora ci sono sembrate le più pulite, è un superlativo relativo, non le pulitissime, ma le più pulite, pensavamo di dare alla città una svolta, un colpo d'ala, qualcosa che la facesse veramente decollare verso una dimensione che questa città non ha mai avuto. E questo non è avvenuto. 89, quando il sindaco Bianco, il 29 giugno dell'89, ha celebrato a Palazzo Biscari il suo decennale. E io ne parlo, anzi il libro si apre proprio col discorso che io ho fatto al decennale, perché il Bianco si aspettava il discorso elogiativo, io ho fatto un discorso di delusione. Ci sono in maniera bellissima quelle assemblee che si facevano alla praia sotto la tenda, ecco, quando si discuteva di politica con i cittadini, cosa che a Catania è finita. La delusione è dipesa dal fatto che noi pensavamo che quel patto per Catania, con la presenza, che poi l'ha voluto i cittadini perché abbiamo fatto le primarie, di Bianco e Fava, no? Perché Fava poi ci ha traditi e se n'è andato per conto suo senza dire nulla, perché è il modo ancora di offendere, lasciamo stare la realtà, no? E poi questo fatto che Bianco, legato allora poco, oggi a mio parere molto di più, con mille altre realtà non politiche ma di convenienza, non c'è più la forza per fare le cose. Ecco, questo è uno dei motivi base su cui si fonda la nostra delusione, che è una delusione nei fatti perché la città segna il passo, ed è una delusione politica perché speravamo in una classe politica un andino più lungimirante e non così ripiegata su se stessa. Questo è un guaio. Noi abbiamo invitato Stancanelli e Bianco per mettere a confronto
sia i risultati di due amministrazioni, sia la metodologia. Stancanelli ci ha detto di sì e verrà. Bianco, dopo un po' di silenzi, ci ha detto che è occupato e ha degli impegni istituzionali e non può purtroppo venire. Quindi avremo Stancanelli in sala. Mi dispiace per Bianco, ti comando a Catania. E questa è una bella domanda che noi ci faremo. Vedo Piazza Europa e dico, ma qui si sono messi d'accordo l'amministrazione con Birlinzi. Vedo la soluzione di Ciancio e dubito e dico, ma questa soluzione, qual è la verità giudiziaria e qual è la verità reale? Oggi sono in mezzo ai dubbi grossi, non abbiamo elementi in mano per andare a capire se esiste qualcosa. Qui siamo più certi che cosa deve esistere, ma i responsabili di questa realtà purtroppo non abbiamo elementi in mano per dirlo, né vogliamo offendere nessuno. Quando io andavo qui insieme alla gente, no? Nel 1991-92, a urlare perché Viale Raffaello Sanzio diventasse Parco Falcone e fosse rotta a Santa Paola, sapevo che era la Pamma Carra era di Santa Paola, lo sapevo, e siccome lo sapevo lo dicevo, ora non lo so. Esistono chi si mette d'accordo sotto sotto deve andare più spetto e fa in modo che tutto proceda bene, no? Diceva Attilio Bolzone l'altro giorno su Repubblica che oggi la mafia è mansa, silente, pettinata e mi ricordo le parole, l'ho letto su Repubblica, istituzionalmente corretta. Meno si parla di mafia, meglio è. No? Casomai, come dicono i siciliani, i catanesi si ammazzano un traino ogni tanto come a Palermo qualche giorno fa. Ora, qual è la verità? Non c'è nulla sotto? O c'è qualcosa sotto, ma talmente ben congegnata che noi non riusciamo, quando uno diciamo come un tumore, no? E non se ne accorge, poi a un certo punto scoppia e avviene il guaio. Voilà, una delle cose più gravi che sono capitate negli ultimi 2 anni è che la mafia fa parte dell'antemafia. Non è inutile che le dica i particolari perché li conosciamo tutti, no? Certe volte il rapporto corretto fra le istituzioni può nascondere, ed uso a ragion veduta la parola può, perché anche qui io voglio avere delle prove concrete, può nascondere un accordo diverso di fondo che però all'esterno appare, come dire, assolutamente valido, se non addirittura doveroso. Certo che ci sarebbe molto, ma molto da spulciare, no? Sulla distribuzione di incarichi. Dirigenze, consulenze, eccetera, eccetera, a Palazzo degli Elefanti. Ma questo dal nostro punto di vista sotto un profilo politico, perché sul carro del vincitore sono saliti tutti i colori possibili e immaginabili. E questo qui per noi, da un punto di vista fattuale, diventa un freno all'attività amministrativa. Perché si vede che piuttosto che concorrere al bene della città si distribuiscono incarichi per mettersi d'accordo. E quando ci si mette d'accordo fra politici, chi ne fa le spese è il cittadino. Il cittadino oggi, come dice Gaber, deve partecipare, non deve semplicemente aspettare che gli venga distribuito il pane. Fino a 5 anni fa, prima che ci fosse Papa Francesco, mi sentivo molto eretico, ora un po' di meno. Sì, la speranza io ce l'ho. Mi è venuta fuori, addirittura direi sbocciata senza che io me ne accorgessi, quando il 23 maggio, l'altro giorno, eravamo in Piazza Verga e io ho visto 1.000 ragazzi, 1.000 scout, fare la marcia, no? Attraversando la città, arrivare lì, ho visto i ragazzi dentro il Palazzo di Giustizia con i magistrati, che abbiamo organizzato la cosa insieme quest'anno con l'Associazione Nazionale degli Stati, ai quali erano. Ho visto l'attività che facciamo nelle scuole, ho visto l'orchestrina di una scuola, adesso non ricordo qual è che suonava dentro, ho visto molte persone, e fra queste persone
molti giovani, e fra queste coppie giovani le mamme, i papà e i bambini. Allora le dirò che mi ero preparato, perché io purtroppo in questa occasione sono condannato a fare il cosiddetto saluto di apertura, che dura pochissimo, no? Però mi ero preparato un certo tipo di discorso, no? Che, come dire, era più buttato sul nero, no? Però quando ho visto questo tipo di realtà, io dico, se queste non sono parate e sono un seme buttato, noi, ho detto alla fine, 25 anni fa ci hanno dato un testimone, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, io ho 82 anni. L'abbiamo fatto bene, l'abbiamo fatto male, abbiamo sbagliato, abbiamo indovinato. Però adesso il testimone lo dovete pigliare voi, perché dovete fare meglio di noi e più di noi. E ho visto che applaudivano. Non le sembra questo che in qualche modo uno si tira su? Ecco, è la situazione.